Allora, guardate qui cosa fanno. Allora, con della corrente hanno immesso, vedete, questo occhiello di metallo, questo ha una leggera carica, ci scorre una corrente continua elettrica e genera delle bolle nell'acqua. Quindi utilizzano questo sistema per visualizzare le linee di flusso. Questo, diciamo, moltiplicando con più fonti di bollicine. Riescono a visualizzare linee di flusso o, diciamo, facendo una generazione molto fitta, creano queste immagini qui. Vediamo. Allora, ecco una singola linea. Questa sarebbe, diciamo, visualizza una particella d'acqua. Ecco cosa succede quando le fanno partire tutte insieme. Quindi vedete come si addensano le linee di flusso? Ora uno potrebbe chiedersi come fanno, no? Cioè, la nostra esperienza, diciamo, è che se noi siamo tutti in fila e cerchiamo di entrare in qualcosa di più stretto, abbiamo forti difficoltà a procedere, no? Anzi, tendiamo a rallentare. E invece noi sappiamo dall'equazione di continuità che il fluido aumenta la propria velocità. Allora, come fanno le linee di flusso, diciamo, ad avvicinarsi? Perché in quel liquido non è che ci sono solo quelle linee di flusso con i loro filetti fluidi che li percorrono, no? Cioè, tra questi filetti fluidi non è che non c'è niente, ci sono altri filetti fluidi. Quindi, qual è il trucco che usano i fluidi? Il trucco che usano i fluidi è di accelerare. Quindi, se accelerando, ecco, è come, diciamo, un treno che aumenta la propria lunghezza. Diciamo che il singolo filetto fluido nel suo percorso, vedete, da qui comincia a restringersi la sezione, si stringe ancora di più, si stringe anche il filetto fluido, ma non si stringe perché viene compresso, si stringe perché si allunga. Cioè, se quel filetto fluido ha una sezione occupata, faccio per dire, da 100, da 1000 particelle, da 1000, ma la butto lì, da 10.000 molecole d'acqua. Quindi parte con una sezione occupata da 10.000 molecole d'acqua e arrivando qui, quella sezione si restringe, poi ne conterrà 5.000, 4.000 molecole d'acqua. Perché? Perché si sono accelerate, hanno aumentato la velocità e quindi si sono potute stringere. Qui possiamo vedere un profilo di velocità, ma questo è diverso da quello che abbiamo visto noi alla lavagna. Infatti è diverso perché il moto qui, quando il moto è lento, il profilo di velocità può assumere questa forma. Quando invece il moto accelera,
Vedete, qui il profilo di velocità, oh, poi come va qui il profilo di velocità? Vedete questa fascia, no? Di particelle trasversale, arrivando qui, mentre partono, tutte sono, come dire, alla linea di partenza, un po' come le corse dei cavalli, no? Che c'è prima quello con la, non so come si chiama, quel camion con quell'enorme cancello che procede. Poi, quando trovano il restringimento, ci sono quelle che sono dalla parte curvilinea della parete che sono, diciamo, non è che rallentano, anzi aumentano velocità. Però si crea un gradiente di velocità tra quelle che sono vicine alla parete rettilinea e quelle che sono vicino alla parete curvilinea, perché questa curvilinearità, diciamo che ostacola il movimento, tende a rallentarlo. Quindi il fatto che sia curvilineo tende a rallentare il movimento, ma il fatto che si restringe la sezione è un fattore di aumento della velocità. Quindi in realtà tutte queste molecole aumentano la velocità, ma quelle vicine alla parete rettilinea la aumentano di più, hanno una maggiore accelerazione. E queste, pur aumentando la loro velocità rispetto a prima, ma rispetto alle loro compagne, si trovano, come dire, in svantaggio. È come se fossero dei corridori nei quali quelli di destra si trovano a correre su una pista più accidentata, più piena di ostacoli. Oh, questo simula quello che potrebbe essere l'ala di un aereo. Potete vedere che il moto ha, nelle linee di flusso che abbiamo visto prima, erano di moto laminare o turbolento? Laminare, perché non c'erano vortici. Qui anche potete vedere che le linee di flusso, cioè sostanzialmente le bollicine d'aria che rappresentano, che ci permettono di visualizzare le linee di flusso, procedono parallele nonostante incontrino questo ostacolo. Guardate invece cosa succede se questo corpo che simula un'ala di un aereo viene inclinato, viene un po' deviato rispetto all'asse del moto, rispetto alla direzione del moto del fluido. Si cominciano a creare dei disordini che possono essere, li possiamo raffigurare come un flusso, come dire, curvilineo, quindi che sta è quasi turbolento, o come un flusso che poi in alcuni punti diventa proprio turbolento. Magari. Vediamo il rallentatore. C'è anche la voce al rallentatore. Vedete, in alcune zone, qui in questa zona, si formano dei veri e propri vortici, non solo più dei, così, un disturbo del moto laminare, ma dei veri e propri vortici. Vedete come si allungano come dire, le formazioni.
Ecco, come se fossero dei soldati in formazione, no? Vedete le formazioni come si allungano? È così che il fluido riesce addirittura ad aumentare la velocità in un condotto più stretto, che è contrario, diciamo, alla nostra esperienza. E vi dirò di più, poi questo lo vedremo dopo. Qualcuno, noi tendenzialmente, diciamo spontaneamente, ci viene di pensare che nella sezione stretta ci sia maggiore pressione. È legittimo pensarlo perché è la cosa più intuitiva. Invece, addirittura, noi vedremo quando studieremo teorema di Bernoulli, l'energia dei liquidi, che con un apparente paradosso la pressione qui nella tubazione più stretta è minore. È strano, ma è così. Poi vedremo anche perché. Ecco, qui abbiamo dei vortici in pieno svolgimento. Vediamo cos'altro. Ecco, questi sono degli altri dei profili di velocità in un moto uniforme, no? Come era quello dell'inizio, cioè perché possiamo dire io guardo questo e dico è uniforme, perché posso dire? No, non è per quello. Questi filetti paralleli mi dice che il moto è laminare. Quindi è quell'altra distinzione tra laminare e turbolento. La forma dei rettangolini. Sì, diciamo, è qualcosa di più, ma la cosa è ancora più semplice. Il moto è uniforme perché la sezione è uniforme. Poi magari in questo caso è anche stazionario, lo vedo perché diciamo a occhio la velocità non sta cambiando, data una sezione, la velocità non sta cambiando nel tempo. Ma su questo potrei anche sbagliarmi, magari non aver visto bene. Quello che io vedo subito è che il condotto ha una forma regolare. La forma non varia lungo il condotto, quindi per forza il moto deve essere uniforme. Ricordatevi, voi potete già capire, cioè la distinzione tra uniforme e non uniforme è assolutamente facile, perché basta guardare il condotto, che sia in pressione, che sia un alveo, eccetera, basta che io guardi la condotta e posso identificare che tipo di moto c'è. Lo posso identificare anche se non c'è acqua dentro, perché con quella forma posso avere, per esempio, se il condotto è regolare e di forma costante, anche se non c'è acqua dentro, io già so che il moto lì sarà uniforme. Se invece il condotto si restringe, si allarga, oppure se è un alveo, quindi una corrente a pelo libero, anche se la sezione rimane costante, ma la pendenza cambia, io so che il moto sarà non uniforme tra due sezioni. È come se voi andate in bicicletta, su una leggera discesa. A un certo punto la pendenza aumenta, io so già che tu sulla bicicletta
da quel punto in poi aumenterai la velocità. Così, se io vedo un alveo secco che aumenta la dipendenza, io so che l'acqua, quando ci sarà, seguirà un moto non uniforme. Ecco, vedete qui? È questo che moto è? Uniforme o non uniforme? Non uniforme, esatto. Perché, come ti chiami? Me l'hai detto stasera. Balestrucci. Perché il condotto cambia dimensione, quindi per forza il moto deve essere non uniforme. E vedete, cambiando dimensione si crea qui una piccola turbolenza. Vicino alle pareti si crea della turbolenza. Poi vedremo che le turbolenze sono più forti in corrispondenza degli allargamenti di sezione. Va bene, vi lascio andare. Una preghiera per lunedì, quando facciamo pausa, vabbè, poi ci mettiamo d'accordo, però non dobbiamo stare 35 minuti.